Benvenuti a bordo, viaggiatori, io sono Grizzly. Come avrete avuto modo di vedere, io mi alzo ogni mattina all'alba, o in realtà poco prima dell'alba, e vado a fare un po' di movimento, non esattamente di attività sportiva. Faccio della camminata veloce, ogni tanto faccio un po' di corsa, da circa un mese a questa parte ho cominciato anche a fare, dove possibile, un pochino di bicicletta per cercare anche di fare del movimento aggiuntivo, e questo soprattutto perché l'alba è il momento in cui sono più libero e posso svolgere attività, fare un pochino di movimento senza interferire con il lavoro o con le altre attività, ma soprattutto perché ho preso questa buona abitudine da un po' di tempo e voglio parlarvene oggi in questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the Road. La mia quotidianità comprende un sacco di attività tra lavoro, famiglia, eccetera, 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 tutto quanto concentrato approssimativamente nella fascia oraria che va dalle 8 del mattino alle 8 di sera, pressoché tutti i giorni. E questo mi pone davanti a delle sfide piuttosto complesse, perché può significare restare seduto tutta quella fascia oraria, fondamentalmente, seduto alla scrivania dell'ufficio, seduto in macchina per andare da un cliente all'altro, o seduto alla scrivania del cliente. E questo non fa affatto bene, c'è bisogno di fare anche un pochino di movimento, c'è bisogno di fare qualcosa, c'è bisogno di prendersi cura di noi stessi, e non possiamo farlo semplicemente passando da un cliente all'altro. Quindi nel corso del tempo io ho iniziato a svegliarmi sempre più presto la mattina, sino al 2019, quando mi svegliavo intorno alle 5:20 del mattino, cercando di cominciare la giornata lentamente, anche per alleggerire lo stress, perché poi appena si comincia con il ciclo quotidiano, appena arrivano le 8 del mattino, tutto quanto si fa di corsa, quindi cercando di fare le cose con calma, svegliarmi con calma, fare la doccia, cercare di avere dei ritmi un pochino più lenti prima di cominciare la giornata. Poi nel corso del tempo ho capito che era importante anche cercare di fare qualcosa in più, e di nuovo cercare di evitare di concentrare tutto quanto correndo sin dalla prima mattina. Quindi lentamente ho cominciato a svegliarmi sempre più presto, sino a quando, intorno alla primavera del 2019, ho fissato il mio orario di risveglio intorno alle 4:30-4:40 del mattino, e in questo modo riesco a ritagliarmi un'oretta buona, un'oretta e mezza, nella quale posso svolgere qualche attività dedicata interamente a me stesso. E sin dalla primavera del 2019, appunto, ho cominciato, verso le 5:30-6:15 del mattino, ad andare alla pista ciclabile di Siracusa, la pista ciclopedonale, per passeggiare, per fare del la camminata veloce, e ho potuto cominciare a fare una buona camminata veloce ogni giorno all'alba, che mi aiuta a scaricare i nervi, a cominciare la giornata in maniera molto più leggera, e soprattutto nel corso del tempo, cominciando a fare sempre più movimento, ho potuto associare alla camminata veloce anche qualche pezzetto di corsa, cosa che, di nuovo, mi aiuta a fare un pochino di movimento, mi aiuta ad avere molto più fiato di prima, mi aiuta ad essere un pochino più tranquillo, cominciare la giornata in maniera molto più leggera e soprattutto scaricare tutto lo stress del giorno prima, ma anche avere una carica migliore proprio per cominciare la giornata lavorativa, arrivare a cominciare questo ciclo 8-20, ed è una cosa che apprezzo tantissimo. In questo senso, tra l'altro, il lockdown del 2020 è stato piuttosto complesso, ma poi ho avuto modo di riprendere e quindi ricominciare di nuovo con questo ciclo. Tra l'altro, rispetto al giorno in cui sto girando questo episodio, io da circa un mese ho anche acquistato una nuova bicicletta, una bicicletta pieghevole, e ho cominciato ad alternare alla passeggiata e alla corsetta anche un pochino di bicicletta, non solo per svolgere attività con la bicicletta in pista ciclabile, ma anche perché nel frattempo questa bicicletta me la sono attrezzata per farla diventare un mezzo di spostamento alternativo per quando mi devo muovere in città per piccole commissioni. Ovviamente non è una bicicletta pedalata assistita, perché lo scopo non è quello di spostarmi utilizzando un mezzo alternativo, ma soprattutto
soprattutto di spostarmi, approfittando per poter fare un minimo di movimento, per poter fare un minimo di attività, che non fa mai male. E da quando ho cominciato a fare questa attività mi sento meglio con me stesso, e il fatto di andare in pista ciclabile quando ancora il sole si deve alzare, oltre a permettermi di ammirare il magnifico spettacolo dell'alba tra le onde, ha migliorato moltissimo persino il mio ciclo circadiano. Comincio a risentire sempre di meno anche del cambio di orario quando c'è l'ora legale o quando si ritorna a quella solare, proprio grazie a questo discorso. E tutti questi miglioramenti, semplicemente svolgendo questa come unica attività. Per questo io vi chiedo, voi che cosa mi dite? Svolgete attività a livello sportivo, a livello agonistico? In questo caso complimenti. Oppure avete cominciato o avete valutato l'ipotesi di cominciare a fare un pochino di movimento in più, magari andate ogni tanto a correre, avete cominciato a fare un po' di palestra, avete cominciato a spostarvi un po' in bicicletta, avete valutato di fare qualcosa di questo genere? Credetemi, può solo migliorare la vostra condizione. Avete valutato, ma vi viene difficile riuscire a trovare il ritaglio di tempo da poter dedicare a questo? Eventualmente vi consiglio, appunto, il mio esempio, quello di svegliarsi un po' più presto la mattina e cercare di dedicare le prime ore della mattina a questo. Può essere qualcosa all'inizio anche di complesso, ma una volta che si prende con il ciclo, la cosa può funzionare molto bene. Poi uno magari esce la mattina, fa questo veloce giro, magari anche una mezz'ora di corsetta leggera, di camminata veloce, poi doccia, colazione, ed è un bel modo di cominciare la giornata, ci si sente veramente più leggeri. E sì, lo ammetto, i primi giorni che facevo questa camminata per mezz'ora, 40 minuti, poi ritornavo a casa letteralmente in condizione di zombie. Ormai, invece, dopo un'ora e mezzo di camminata continua, non mi sento nemmeno minimamente stanco. Tra l'altro ho cominciato a aggiungere alla camminata il giovedì e la domenica anche la live su Twitch, mentre sto facendo la camminata veloce. Mi trovate su Twitch il giovedì all'alba in italiano e la domenica all'alba in inglese, quindi se volete venite a dare un'occhiata, e se non volete trovate le live parcheggiate per due settimane dopo che le ho fatte, quindi non c'è bisogno di svegliarsi all'alba se proprio non ci tenete. Ma scherzi a parte, sono curioso di sentire un po' la vostra, sono curioso di sentire se siete d'accordo con me che fare quel minimo di movimento, senza bisogno di andare a fare proprio un'attività a livello agonistico, comunque è positivo. Oppure se pensate che sia molto meglio svolgere un'attività a livello agonistico che svolgere un'attività più o meno discontinua, anche se comunque l'attività discontinua può aiutare a scaricare i nervi. Oppure ancora no, avete provato a fare attività a livello discontinuo eppure questo magari vi stressava di più? Non lo so, parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDPOTR. Bene, come sempre vi ringrazio per essere arrivati in fondo al vlog, non è stato pesante come fare un'ora di camminata veloce per la prima volta, almeno questo. Se sono riuscito a stuzzicare la vostra curiosità, soprattutto a spingervi a svolgere un pochino di attività in più, magari non un'attività sportiva a livello agonistico, ma appunto a fare un po' di movimento in più, che non fa mai male, allora in tal caso fatemi vedere che state un po' meglio e sollevate quel pollice! Iscrivetevi al canale YouTube, è gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che dopo la doccia, dopo aver fatto un pochino di attività sportiva, tra l'altro contribuisce a migliorare ancora di più quell'atmosfera di rilassatezza che si ha dopo quel minimo di attività. Inoltre vi ricordo il canale Telegram, linkato sul doobly-doo e sulla scheda, per piccole curiosità dietro le quinte e notifiche quando pubblico nuovi video o vado live sulle app social. Infine segnalatemi in un commento un argomento che vi piacerebbe io trattassi su Diario di Viaggio on the road. Io sono Grizzly e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!